Amici di Terra Termini, buonasera, ci troviamo nella chiesa madre di Termini Imerese per parlare con il parroco padre Antonio Todero e con due catechisti, uno è il dottore Mauro Marino e l'altra la dottoressa Chiara Campagna. Di che cosa parleremo? Parleremo di una nuova forma di catechismo che padre Antonio insieme ai suoi collaboratori vogliono lanciare proprio in questo momento particolare che stiamo vivendo, il momento di pandemia, di Covid, che ormai sappiamo benissimo. Vediamo quali sono queste nuove idee che hanno, questa nuova forma di fare catechismo, di come preparare i ragazzi, visto che non possono fare gruppo, unione in chiesa e potranno fare una nuova forma di catechismo da casa. Sentiamo innanzitutto padre Antonio. Grazie padre Antonio, buonasera. Grazie. Allora, qual è la vostra idea? Intanto grazie a voi perché ci date questa possibilità di raggiungere le famiglie. Ecco, molti genitori già ci chiedono di poter iscrivere i bambini al catechismo e le iscrizioni dalla prossima settimana si possono già attuare. Abbiamo pensato quest'anno, ecco, di lanciare una proposta, di coinvolgere nella catechesi i genitori e di poter intessere con loro un dialogo educativo, formativo. E poi saranno i genitori ad accompagnare i loro figli. Già ci siamo incontrati come catechisti, abbiamo un po' pensato a delle tappe e penso che è una forma che si può realizzare. Una volta al mese incontreremo i genitori, somministreremo loro dei contenuti, una scheda, che poi dovranno condividere in famiglia. La famiglia è una piccola chiesa, è il santuario di Dio e in forza del sacramento del matrimonio, ecco, i genitori sono i primi educatori dei loro figli, anche nel cammino della fede. Col dottore Mauro Marino parliamo dell'aspetto sociale soprattutto. Ecco, i bambini potranno ricevere questo messaggio da parte dei genitori, come lo potranno vivere? C'è stato un proverbio africano che ha guidato questo percorso, che lo ha illuminato e ha dato parola a quello che era il nostro pensiero. Il proverbio africano dice che per educare un figlio ci vuole un villaggio. E quello che anche prima del Covid già era in qualche modo in preparazione, questo percorso, chiaramente il Covid ora lo rende urgente, necessario e ormai probabilmente è l'unico, uno dei pochi strumenti che potrà essere utilizzato in questo percorso. Educare un figlio alla fede ci vuole un villaggio. L'idea è quella che nella formazione dei figli non ci sia soltanto il ruolo principale, prioritario del catechista o soltanto del parroco o soltanto della comunità ecclesiale o soltanto della famiglia, ma tutti questi attori contemporaneamente in maniera armonica possono, dovranno parlare tra di loro e educare questi bambini alla fede. Il percorso prevede appunto tre tipi di incontri fondamentalmente. Un incontro in cui i genitori tra di loro si incontrano, il classico incontro, l'altra tipologia è il classico incontro tra i bambini e il catechista, perché è normale che i bambini debbano avere una relazione tra di loro e col catechista, con la figura di riferimento, ma la tappa fondamentale sono degli incontri domestici, degli incontri fatti a casa in cui i bambini insieme ai genitori vivranno dei momenti che non saranno soltanto dei momenti di catechesi classica, non chiediamo noi ai genitori di fare un corso di teologia, saranno dei momenti molto esperienziali. Per esempio, se si parla di battesimo, aprire l'album delle fotografie del proprio battesimo, magari anche con i genitori, parlare insieme delle emozioni, fare un momento di preghiera davanti al presepe, sono dei gesti quotidiani per creare quelle condizioni, per generare nella famiglia quelle condizioni che anche alla fine del percorso di catechesi, di preparazione ai sacramenti, possa continuare. Per esempio, banalmente, se noi educhiamo i figli e i genitori ogni tanto a leggere il Vangelo della Domenica, questo non è legato alla preparazione al sacramento del matrimonio, del sacramento della prima comunione o della cresima, ma è un percorso, una tappa che i genitori e i figli potranno vivere anche al di là di questo momento. Quindi è un percorso che speriamo possa generare, come diceva Papa Francesco, processi,
un patto, ieri parlava Papa Francesco di patto educativo globale, un patto educativo alla fede particolare per termini, che speriamo possa essere un seme, seminiamo noi, vediamo cosa lo Spirito Santo porterà a compimento, se vuole. Grazie. Alla dottoressa Chiara Campagna, che da tanto tempo è catechista, diciamolo pure, in questa chiesa, quale potrà essere la differenza, ecco, lei che ha vissuto e che vive soprattutto il rapporto con i bambini? Allora, dal mio punto di vista è principalmente il fatto che con questo nuovo progetto noi vogliamo fare un'esperienza diversa ai bambini, non la classica catechesi vista come una trasmissione semplicemente di contenuti, ma una vera esperienza ecclesiale che coinvolga il bambino in prima persona insieme alla sua famiglia, così che diventi un'occasione, la catechesi, per i bambini e per le loro famiglie di risveglio reale nella fede, di cammino nella fede, perché l'iniziare alla fede, educare i bambini alla fede, come dicevamo, non può essere solo compito di noi catechisti, né solo compito della famiglia o della parrocchia, ma deve essere una sinergia. Quindi questa è l'idea dietro questo cammino, che vuole superare i limiti della catechesi classica, che spesso si ferma in parrocchia, al piccolo momento che loro vivono in parrocchia, e renderlo invece qualcosa di più ampio, che coinvolga tutta la loro vita, del bambino e della sua famiglia. Per concludere, compagno Antonio, lei pensa che i genitori saranno d'accordo o avremo problemi? Noi siamo fiduciosi. Certo, all'inizio sicuramente incontreremo qualche difficoltà. Noi vorremmo proprio tentare, scommettere su questa alleanza educativa, alleanza formativa. Già lo diceva il dottore Marino, il Papa ieri proprio ha mandato un messaggio auspicando un patto globale di educazione, quindi un villaggio addirittura dell'educazione. Noi parafrasiamo il villaggio della fede. Perché insieme possiamo ottenere qualche risultato migliore. Così come la catechesi viene fatta da studi che sono stati fatti anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, la catechesi con questo sistema è destinata a fallire. E poi la catechesi non è solo in preparazione alla prima comunione o alla cresima. La catechesi dovrebbe accompagnare il cristiano e il battezzato per tutta la vita. E quindi vogliamo essere un po' generosi, dovremmo togliere i primi 2 anni e gli ultimi 2 anni, dai 2 anni ai 98 anni. Concludiamo con il dottore Marino, che ha ancora qualcosa da dirci a proposito. Sì, semplicemente il 25 ottobre nel pomeriggio ci saranno 3 incontri che saranno fatti verosimilmente in maniera virtuale, quindi cercate eventualmente sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola di Bari i link per poter accedere. E partecipare, per poter informarvi, vi sarà presentato in maniera più chiara il percorso. Grazie della vostra disponibilità e tanti auguri ai nostri 2 diaconi termitani. E profitto di questo momento per fare gli auguri a 2 giovani di Termini Imerese che stamattina in cattedrale sono stati consacrati diaconi, hanno ricevuto l'ordine del diaconato, Sergio Caputo e Salvatore Teresi. Domani parteciperanno a una messa di ringraziamento alle 11.30 nella parrocchia del Santissimo Salvatore e alle 18.30 nella parrocchia San Nicola di Bari. Vogliamo augurare loro un futuro nel ministero ricco di grazie e di soddisfazione.